tre punti pesantissimi per il Taranto, che torna alla vittoria battendo 3-1 la Turris in una gara fondamentalmente senza storia. Cambia tantissimo nell'undici iniziale mister Capuano, 5 undicesimi sono diversi rispetto alle gare con Crotone e Catania. Cianci e Panico non al meglio, partono dalla panchina, comunque 3-4-3 per il rosso-blu, 3-4-3 dall'altra parte anche per la Turris. Primo tempo senza storia, al settimo poi il vantaggio del Taranto, Canotè scatenato ancora sulla sinistra, l'appoggio corto per l'inserimento di Calvano, strepitoso il gol del centrocampista rosso-blu che mette il pallone lì dove non può mai arrivare l'estremo difensore della Turris. Taranto 1 Turris 0, non è finita, ottavo minuto, si gira Bifulco, si salva ancora Fasolino, è un assedio, undicesimo Canutè, doppio passo ai danni di un avversario, il tiro ancora una volta provvidenziale, il portiere campano. Al 43esimo, nel miglior momento del Taranto, però arriva il pareggio della Turris, un fulmine a ciel sereno, la marcatura di Dauria, 1-1 allo Iacovone gelato lo stadio tarantino. Nel secondo minuto di recupero sugli sviluppi di una palla inattiva, calcio d'angolo, il pallone finisce dalle parti di Enrici, l'ex Lecco si gira per il meritato vantaggio, si va così negli spogliatoi, nella ripresa cambia la partita, una partita soprattutto di gestione per la squadra di Capuano, fuori Canotè a un certo punto, dentro Romano, poi entrerà Cianci per ridare profondità alla squadra al posto di Samele. Al 35esimo la Turris perde un pallone sanguinosissimo sulla tre quarti, Cianci appena entrato ne approfitta, scarico per Bifulco che fa il definitivo 3-1 nel finale, espulso esempio della Turris per gioco falloso ai danni di Riggio. Non succederà più nulla, Taranto 3 Turris 1.